noi americani abbiamo una specie di blocco che si frappone fra noi e Shakespeare. I nostri attori, anche i migliori, vengono presi dal panico quando si parla di Shakespeare. Il problema di un attore americano che interpreta Shakespeare è che gli si avvicina con un timore reverenziale. Non dovremmo, ma abbiamo la sensazione, credo, che saremo sempre e comunque inferiori agli inglesi. Io credo che gli americani li hanno fatti sentire inibiti per forza. Perché gli è stato detto per troppo tempo, sia dai critici che dagli studiosi di Shakespeare, che non sono in grado di rappresentarlo. Quindi è ovvio che non si sentano all'altezza e perciò diventano goffi e impacciati. La cosa migliore degli attori americani è che non sono mai goffi e impacciati. Lo diventano solo quando si parla di Shakespeare, perché gli è sempre stato detto che non lo possono interpretare bene e loro ci hanno creduto. Forse gli attori americani visitano musei e leggono libri meno spesso di noi. Credo sia il modo in cui gli interpreti appaiono e si muovono a dare la sensazione elisabetiana di quel periodo. Gli attori di formazione classica hanno alcuni strumenti che possono usare immediatamente, d'istinto. Possono capire un pentametro giambico, per esempio. Si parla sempre di pentametro giambico. Shakespeare uguale pentametro giambico. Ma che cosa vuol dire? Ehi, salve! Alcuni dicono che non ci sono regole precise. Io dico di sì, per esempio il pentametro giambico. Bisogna conoscerlo a fondo e poi dimenticare che cosa sia per poterlo usare. Pentametro è composto da metro e penta, cioè 5. Quindi ci sono 5 battute. In pratica il suono dovrebbe essere questo. Ebbene, ho impiegato questo giorno in una buona azione. Ti-tan-ti-tan-ti-tan-ti-tan. Il metro giambico ti dice dove va l'accento. Ti-tan-ti-tan-ti-tan-ti-tan. 5 di questi ta-tam, 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 formano un pentametro, cioè 5 giambi. Un giambo è come un formichiere, molto alto dietro e con delle cortissime zampe anteriori, eh? Ta-tam! In Shakespeare, la poesia e i suoi versi giambici attraversano il pentametro dell'animo umano, innalzandosi e discendendo, esprimono il cuore, lo spirito della gente reale, che a tratti attraversa l'inferno e a tratti assapora momenti di felicità intensa. È su questo tipo di pentametro che bisogna concentrarsi. Una volta che lo si è trovato, ogni verso giambico avrà un senso logico. Pensieri piombate fino in fondo alla mia anima. Ecco che viene Clarence.